Il bonus art organizzato dal PD al Palazzo Reale di Napoli con la presenza del ministro dei beni culturali Dario Franceschini si trasforma in protesta con le guide turistiche in piazza a manifestare contro la scelta del governo di rendere necessarie ulteriori qualifiche per esercitare nei siti UNESCO e al contempo l'opportunità per le guide straniere di poter lavorare senza vincoli in Italia. Una decisione, quella dell'Unione Europea, a tutto svantaggio delle guide nostrane formate localmente in virtù dell'immensità del patrimonio italiano, che potrebbero vedersi scavalcate da guide portate direttamente dai tour operator nel bel paese. Franceschini si è fermato con i manifestanti rassicurando le guide sull'abilitazione UNESCO, basterà presentare i titoli. Sul secondo punto in arrivo 1500 siti solo per gli specializzati italiani. Ascoltiamo la guida Barbara Giambattista. Con la nuova bozza di legge questa abilitazione viene messa in forse, per cui una legge, anche se dovesse essere partorita oggi o domani, non può essere di valore retrattivo. Quindi noi non chiediamo altro che la normale osservanza dei diritti acquisiti. Questo è quello che siamo qui a manifestare. Il titolare del MIBAC ha poi fatto chiarezza circa la vexata questio sulla soprintendenza regionale unica destinata a Salerno. C'erano due sovrintendenze archeologiche, quindi non è che è stata una Salerno e una Napoli. Quella di Salerno aveva più personale, Napoli conserva la sede del Polo Regionale Museale, della Sovrintendenza Belle Arti, del Segretariato Regionale dei Beni Culturali, della Sovrintendenza Archivistica, e quindi per una ragione di costi e di equilibrio si è deciso che quella sede sia